Nuovo record di ascolti per la nostra emittente Media Nordest è il primo network a livello nazionale. Spaccatura politica a Bassano sempre più profonda, Lega e Fratelli d'Italia separati in casa. Sulla frattura in maggioranza parla anche la sindaca Pavan che dice "Basta errori". Sarà proprio nella giornata contro la violenza sulle donne che Filippo Turetta rientrerà in Italia. Resta accesa la polemica sulle case di riposo, Luisetto, bisogna intervenire subito. Continuano le predazioni dei lupi in altopiano, pecore e cervi sbranati. Si accende il Natale, tanti gli eventi presentati oggi a Bassano e Marostica. Una denuncia e una serie di sanzioni durante i controlli compiuti tra Loreggia e Campo San Piero. Buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento dedicato all'informazione di Bassano e dintorni. In apertura eh, parliamo di un nuovo record di ascolti per la nostra emittente Media Nord Est, si conferma primo network a livello nazionale. Primi di nuovo sul gradino più alto del podio dell'informazione locale e regionale in Italia. I dati certificati Auditel confermano un altro mese da record, quello di ottobre 2023. Antenna 3 resta saldamente la prima emittente televisiva locale del paese. Media Nord-Est, il primo network regionale con oltre un milione di contatti complessivi nelle 24 ore, ogni giorno. I grandi fatti di cronaca in diretta, l'urgenza del racconto e gli approfondimenti, dalla strage del bus di Mestre con il suo capo. Di sconcerto e dolore che ha fatto il giro del mondo alle commemorazioni per il sessantesimo del Vajont e ancora il maltempo. Un mese, quello di ottobre, che vi abbiamo raccontato minuto per minuto. Antenna 3 e il gruppo Media Nord Est continuano a essere il principale presidio di informazione del Nord Est e quello certificato dai dati Auditel è un legame profondissimo, davvero unico nel panorama televisivo nazionale. Ecco i numeri nel dettaglio: Antenna 3 totalizza 483.900 contatti giornalieri 8728 l'ascolto medio lasciandosi alle spalle emittenti regionali storiche come Telenorba 8660 la Sarda Videolina 8307, Tele Lombardia 6939 la Campana Canale 21 6266 Antenna Sicilia 2736 il numero tocca le 20.000 unità se si guarda l'intero gruppo media nord-est che in Veneto oltre ad Antenna 3 compromette prende Rete Veneta e Telenordest. Per la precisione, gli ascoltatori medi sono 19.097, che diventano circa 60.000 nella fascia serale dei TG, entrando in concorrenza diretta con le televisioni nazionali, Rai e Mediaset. Guardando le 24 ore in termini assoluti, sono quindi ben oltre il milione i contatti quotidiani, un vero record, l'ennesimo atto di fiducia nei confronti delle nostre redazioni, da San Biagio di Callalta Bassano, passando per Venezia, Padova, Vicenza, Belluno un legame non scontato che vogliamo rinsaldare giorno dopo giorno con onestà, professionalità, libertà e rispetto, soprattutto nei confronti di voi telespettatrici e telespettatori. Ed è a voi ancora una volta che va il nostro grazie. Apriamo adesso la pagina della politica cittadina perché dobbiamo parlare della spaccatura sempre più profonda che c'è in città tra Lega e Fratelli d'Italia. C'eravamo tanto amati, forse, forse una volta di sicuro, non adesso, e domani chissà. Troppa confusione? Sì, è quello che pensano in molti, dopo la frattura in Consiglio Comunale fra Lega e Fratelli d'Italia. Il pomo della discordia sembra essere solo la poltrona di Presidente del Consiglio, ma dietro c'è dell'altro perché la vera sedia ambita è quella del Sindaco. Certo, vincere questa battaglia per mettere un uomo di Fratelli d'Italia al posto di Stefano Fachin avrebbe alzato il morale in vista delle strategie per le prossime elezioni da parte dei Meloniani. Invece la Lega ha spiazzato i suoi alleati con una manovra pianificata, puntando su Chiara Tessarollo. Proprio lei che è tra le responsabili della crisi politica nata per la bocciatura dell'accordo Baxi-Pengo su San Lazzaro. Ma oggi per la Lega... Questa è diventata una colpa perdonabile pur di contrastare l'avanzata di Fratelli d'Italia. Insomma, una maggioranza che prova a restare maggioranza tradendo la stessa maggioranza. Troppa confusione? Sì. Facciamo il quadro della situazione. È stata cacciata via eh, l'assessore eh, più votato del partito di maggioranza eh, uscito dalle elezioni si è dimesso il vice sindaco che era il consigliere più votato dell'intero centrodestra. Se n'è andata, sbattendo la porta, il presidente del consiglio che è la terza carica istituzionale eh, della città. Ma eh, forse una domanda eh, sarebbe da farsela insomma, eh, sul tipo di eh, amministrazione che si è eh, rappresentata in questa città. Dunque tutto questo porterà alla rottura della parentela elettorale tra Fratelli d'Italia e Lega? È ancora presto per dirlo perché potrebbero arrivare ordini di scuderia dall'alto per ricompattare la frattura, almeno fino alla chiusura delle urne intanto quanto accaduto nell'ultimo consiglio comunale continua a far discutere. Il commento è quello di essere veramente scandalizzata per come eh, la maggioranza in generale si sta comportando. Sono frammentati e questo è palese, è palese a tutti e si è arrivati addirittura al consiglio comunale in cui si doveva eh, votare il presidente a chiedere anche una sospensione per continuare a discutere sui nomi da fare o meno questa maggioranza con tutti Tutte le beghe che ha avuto in questo periodo, ma anche diciamo, nei periodi precedenti, non ha avuto assolutamente l'idea di porre al centro uh, la città. E della frattura in maggioranza ha parlato oggi ai nostri microfoni anche eh, la sindaca, Elena Pavan. La frattura c'è e il sindaco non nasconde le difficoltà della maggioranza. La partita dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale ha scoperchiato il pentolone in ebollizione in verità già da tempo. Il caso Baxipengo ha acceso il fuoco e lo ha alimentato. Logiche di partito hanno alzato la fiamma su quella poltrona che dirige l'Assemblea cittadina. La manovra di Fratelli d'Italia non ha portato a nessun risultato. Come la giustifica lei? Giustifico che. Uh... Probabilmente questo episodio serve per prendere le misure, per capire che tutto non può essere fatto e credo che possa essere una buona palestra per non commettere errori ulteriormente su questa stessa strada. Il sindaco parla di errore di Fratelli d'Italia rimasti alla fine isolati al momento della votazione di Chiara Tessarollo indicata dal leghista Roberto Gerin e votata da un fronte compatto composto da minoranze, Lega, Impegno per Bassano. Una sconfitta politica per Brunelli Company che dalla partita avrebbe potuto ottenere qualche bonus in vista delle prossime elezioni comunali. Il primo cittadino butta acqua sul fuoco. Ma i mesi che ha davanti l'amministrazione Pavan saranno tutt'altro che semplici. Le crepe però si possono aggiustare. Abbiamo una responsabilità importante, quella del Centrodestra Unito, per un appuntamento importantissimo nella nostra città nella primavera del 2024. E quindi, chiuso il capitolo, Presidente del Consiglio, non cesserà il dialogo con gli alleati di Centrodestra e anzi si cercherà di impostare un rapporto equilibrato e. Ed educato tra tutti. È chiaro che deve esserci un confronto schietto e che devono essere rispettati i ruoli di tutti. Nelle situazioni già consolidate ci si approccia con rispetto e con maniera. E a proposito di amministrazione comunale, tante sono le questioni che devono essere ancora affrontate dalla scuola Mazzini al Teatro Astra, San Lazzaro, il Polo Santa Chiara. Questo è il nostro cartello per inviarci le vostre opinioni, i vostri commenti. Quale delle grandi incompiute di Bassano è più urgente, necessita diciamo di un intervento immediato, diteci la vostra, noi come sempre raccoglieremo la voce dei nostri telespettatori. Adesso apriamo la pagina di cronaca, la morte di Giulia Cecchettin sarà il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il giorno del rientro in Italia di Filippo Turetta. La consegna alle autorità italiane l'imbarco su un velivolo dell'aeronautica militare che arriverà a Francoforte in Germania alle 10 per fare scalo al Marco Polo di Venezia verso le 12.30. Tornerà in Italia sabato 25 novembre Filippo Turetta nella giornata internazionale contro la violenza nei confronti delle donne. A darne notizia Giovanni Caruso, ordinario di diritto penale all'Università di Padova, che affiancherà Emanuele Compagno nel collegio di difesa. È stato lo stesso Filippo Turetta accettando la procedura di estradizione semplificata a permettere l'accelerazione dei tempi su pressione del governo italiano che in queste ore ha ringraziato le autorità tedesche. In questo viaggio Filippo Turetta, attualmente in isolamento e sorvegliato nel carcere tedesco di Halle, sarà scortato dagli uomini del servizio di cooperazione internazionale di polizia che a Venezia lo porteranno negli uffici della Polizia di Frontiera dove gli verrà notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo di Giulia Cecchettin da cui sarà trasferito in carcere per l'interrogatorio di garanzia del GIP di Venezia. Nel frattempo emergono nuovi dettagli sulla tragica giornata di sabato 11 novembre, tra cui l'ipotesi di un sopralluogo da parte di Filippo nelle vicinanze del luogo della seconda aggressione a Giulia Fossò, con la rilevazione della Fiat Grande Punto nera da parte delle telecamere alle 17:11, prima quindi di presentarsi a casa Cecchettina, così compare nell'ordinanza del GIP. Un primo punto di partenza rientro in Italia di Filippo Turetta che agli agenti della polizia stradale tedesca al momento dell'arresto ha detto in inglese ho ucciso la mia ragazza. Tra una settimana esatta, venerdì 1 dicembre, sarà eseguita sul corpo di Giulia Cecchettina l'autopsia. Dopo l'esame sarà fissata la data dell'ultimo saluto alla studentessa che si terrà nella Basilica di Santa Giustina affacciata sul prato della valle a Padova. Troppo piccola la chiesa di San Martino a Saonara per contenere il fiume d'affetto che da giorni continua a stringersi attorno alla famiglia. A Saonara potrebbe tenersi un momento privato, intimo. Poi Giulia riposerà accanto alla mamma Monica, mancata un anno fa, nel cimitero di Saonara. Così le immagina Papagino che in queste ore sui social ha pubblicato questa foto. A Monica e Giulia ha messo le ali, sono i suoi amori. È un'immagine speciale questa, l'ultima che Giulia stessa ha postato prima di essere uccisa. La foto è stata ritoccata in modo da apparire sfumata. Sullo sfondo una scalinata con due scritte sulla sommità, non una di meno, e il fiocco rosso della lotta ai femminicidi. Torniamo a Bassano perché resta viva la polemica in città sulle case di riposo, sulla questione Isac. La consigliera regionale del PD Chiara Luisetto torna ad accendere i fari appunto su questa questione, parlando anche di infiltrazioni mafiose in Veneto. Vediamo gli anticorpi di fronte ai rischi di infiltrazione maf mafiose si devono rafforzare sempre di più. Quando diciamo che il pubblico è un antidoto, lo diciamo perché nel, nel momento in cui c'è il controllo di una maggioranza, di una minoranza, di organismi democratici, allora i cittadini possono avere la speranza di sapere che cosa sta succedendo. Quando andiamo nelle mani del privato, anche quando il privato è serio, non è detto che si sappia dove spesso si va a finire. Quindi io io credo che per quanto riguarda in particolar modo la Casa di Riposo di Bassano, una riflessione, le domande che ci siamo posti sulla qualità del servizio, sul futuro del servizio e sul come garantire un presidio per gli anziani del nostro territorio, non solo di Bassano ma di tutto il comprensorio, sia qualcosa che deve interrogare velocemente l'amministrazione. Ehm, si amministra proprio territorio come si ritiene, ma credo che di fronte a un caso del genere e ai rischi anche paventati a livello nazionale si debba fermare le macchine e ragionare di nuovo su un sistema pubblico che ha bisogno di essere rafforzato e valorizzato. Isaac fino ad alcuni anni fa aveva liste d'attesa, ora non si riempiono nemmeno metà dei posti. Ci sono anziani che dopo pochi giorni, le famiglie che possono, li spostano. Ci sono problemi di disservizi, il personale è in difficoltà, un cortocircuito che bisogna prendere in mano, guardare in faccia e risolvere. Saliamo adesso in alto piano perché continuano le predazioni dei lupi. Non si ferma la fame dei lupi, non si fermano le predazioni in alto piano. Tre pecore gravide e morte sbranate nella notte a Rubio, al Maso Rossetti Rubens. A salvarsi dalla mattanza dei lupi, solo un esemplare ferito, ma ora sotto le cure del veterinario. Si sono messi in un'altura per poter scavalcare, perché sono tutte recitate, eh. non è che erano libere. Alla, alla mercedia dei lupi erano recintate e tutto, però probabilmente il lupo ha trovato il modo di saltare il recinto. Recinte staccionate, ormai impotenti, di fronte all'evoluta strategia d'attacco dei lupi, le quattro pecore infatti erano arrivate da solo pochi giorni nell'azienda agricola. Sono arrivate lunedì sera che abbiamo ultimato il recinto e casetta. E oggi, stamattina, erano già morte. L'arrivo degli esemplari solo quattro giorni fa e poi il tragico bilancio: tre pecore sbranate vive e sei agnelli ancora nel grembo morti insieme alle mamme. Una scia di sangue che non lascia dubbi. Siccome le pecore erano tre, eh, probabilmente, no, quattro, e ne hanno sbranate tre, probabilmente saranno stati anche due lupi, perché magari uno ne sbrana anche una sola. Intanto se la mangia, invece a sbagliare del tre. Attacchi dei lupi non solo a Rubbio. Nella mattinata, trovata una carcassa di capriolo nella contrada Moria a Sasso di Asiago. E poco più in là, a Gaglio, un esemplare di cerva sbranato. Lupi che giorno dopo giorno marcano una mappa del terrore ormai sempre più grande. Cambiamo decisamente argomento, presentato oggi a Bassano il calendario delle iniziative per questo Natale, tanti gli eventi, sabato alle 17 l'accensione dell'albero in piazza. L'albero in piazza c'è quest'anno, alto ben 22 metri. Le casette in legno ci sono, così come le luminarie, gli addobbi e la casa di Babbo Natale. Tutto è pronto, insomma è arrivato il momento di accendere i riflettori sul programma di Bassano Città di Luce, il ricco calendario di eventi che farà vivere a bassanesi e turisti la magica atmosfera del Natale. È un'offerta veramente importante, ci sono delle novità, Capodanno e questi percorsi che abbiamo organizzato in tutti i luoghi più belli di Bassano. Bassano con Teatro Urlalà eh, siamo pronti a ricevere tutti i nostri ospiti, queste manifestazioni quelle organizzate da noi sono totalmente gratuite perché comunque vogliamo abbracciare una comunità in questo momento che è di grande festa una grande festa tra concerti spettacoli, canti sotto l'albero ma ci saranno anche i presepi tradizionali in chiesa San Giovanni con alcune statue del famoso presepe degli Scalabrini immancabile anche il mercatino 24 chalet che ospiteranno circa 20 espositori da tutta Italia. Siamo partiti la settimana scorsa con un'ottima affluenza di persone e stimiamo che ci sarà ancora una crescita visto che questo sabato avremo l'accensione dell'albero e la partenza del trenino lillipuziano. E ci sarà anche una casetta speciale in castello, quella di Babbo Natale. Anche, cioè, hanno stampato una ricevuta con un timbro: non so se avete visto, un grosso timbro e do la ricevuta della letterina che mi hanno consegnato. Il 31 dicembre poi Radio Voice animerà la piazza per festeggiare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno. Chiuderà il programma il 7 gennaio la sempre attesa manifestazione Bassano città della Befana. Ogni anno sempre più ricco dedicato ai grandi, ai piccini, alle famiglie per dare dei momenti di serenità, di compagnia e di luce. È un Natale molto speciale anche quello di Marostica. Marostica è pronta a diventare la città del Natale per 44 giorni di grandi eventi, ma non solo. Quest'anno lo spirito del Natale entrerà fisicamente in città perché oltre alle tante iniziative proposte dall'amministrazione comunale e da Pro Marostica, gli attori di Teatris e il regista Maurizio Panici porteranno dentro le botteghe del centro storico le suggestioni del canto di Natale di Charles Dickens, insomma più Natale di così. 44 giorni di emozioni per famiglie ma in particolar modo per i più piccini. Marostica ancora una volta si prepara a regalare gioie ed emozioni. Una delle iniziative che quest'anno caratterizzerà Marostica è il teatro fuori teatro. Ho apprezzato molto la richiesta di Teatris. Di portare il canto di Natale tra le botteghe sfitte del centro storico. Questo aiuta appunto eh, la valorizzazione anche delle botteghe sfitte e la valorizzazione proprio del centro storico, perché comunque per tutte le attività, sapere che il negozio accanto è riaperto è sempre un momento di piacere, un momento di magia. Sabato 25 novembre verrà invece inaugurata a cura di Proma Rostica la pista di pattinaggio sul ghiaccio con l'accensione dell'albero in piazza ma avremo anche altre novità andremo quest'anno a Brusare a Vecia, torneremo alle origini con la vecchia Befana dei Vigili, la faremo presso Villa Favero Raselli il 5 di gennaio per arrivare il 7 gennaio dove ci sfoghiamo con la consueta gara di Carling e con le pignate in pista, pignate di Minestrone. No, siamo già partiti con l'organizzazione della partita a scacchi per il 2024 e allora a Natale regalate un sogno, regalate un biglietto per la partita a scacchi di Marostica. Coinvolte tutte le frazioni con una serie di iniziative per valorizzare il territorio e le mura, e poi concerti, l'incendio del castello e l'immancabile mercatino. Abbiamo voluto creare delle domeniche per dare a tutta la collettività, a tutti i visitatori, un'opportunità di divertimento con intrattenimento e mille attività. Scolaresche in visita a Palazzo Sturm, grazie a un'iniziativa del FAI. Il Sturm, le sue mostre e le sue bellezze, un gioiello da scoprire, un gioiello da ammirare, un gioiello da conoscere. L'opportunità alle scuole bassanesi arriva dal FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Settimana fai scuole, iniziativa nazionale come sempre dedicata alle scuole inferiori, nel senso scuole medie e anche le prime classi delle scuole superiori. Noi quest'anno abbiamo avuto classi del primo e del terzo comprensivo e liceo classico Brocchi e i Remondini, 300 ragazzi. mondini ma anche le pregiate ceramiche e le porcellane. Palazzo Sturm è un vero e proprio scrigno di tesori. Abbiamo scelto Palazzo Sturm per un motivo molto semplice, che noi stiamo sostenendo i musei di Bassano, abbiamo piacere che i ragazzi li scoprano e magari nel tempo ritornino. Fra ieri e oggi abbiamo avuto 17 classi. Per cui, circa 300 ragazzi, l'entusiasmo è grande, ho visto anche i professori che li hanno accompagnati, molto interessati. I ragazzi ciceroni sono molto preparati: il palazzo è bello, la storia è affascinante, dentro la mostra sempre molto che attrae. Per cui, direi che è un bel momento anche per i ragazzi di scoperta, soprattutto di questi musei che noi abbiamo la fortuna di avere. Spazio adesso ad altre brevi notizie dal territorio. Approvato dall'Amministrazione Comunale di Pove del Grappa un avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per il trasporto scolastico di studenti disabili. In occasione della giornata mondiale degli alberi, il comune di Rosà ha donato agli alunni delle classi terze della scuola elementare, impegnati nello studio della fotosintesi clorofilliana, una pianta da tenere in classe. Controlli della polizia locale in Alta Padovana. Si sono concentrati tra Loreggio e Campo Sampieri i controlli della Polizia Locale della Federazione del Campo Sampierese, una trentina i veicoli fermati, 50 le persone identificate. La squadra motociclista ha controllato un'auto che risultava senza assicurazione, scoprendo che la povera vittima era l'ignaro proprietario truffato dal broker che aveva incassato il premio senza pagare la polizza RCA. L'automobilista è stato comunque sanzionato come prevede la legge, scoperte anche due auto senza revisione, una delle quali è stata fermata. Rientrando in comando gli agenti hanno sedato una rissa tra stranieri nel quartiere Babelli Ferrari di Campo San Piero e denunciato per ubriachezza molesta un cittadino magrebino. È tutto per questa edizione, come sempre vi ricordo l'appuntamento in prima serata con il focus alle 21.15 circa, gli ospiti di questa sera saranno Maria Rosa Barazza, Fabio Crea, Settimo Gottardo, Elisabetta Gualmini, Leonardo Padrin, Rosa Poloni e Massimo Venturato. E io come d'abitudine vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi auguro buona serata su RTV.